Concetta, non hai il minimo riguardo. Hai cambiato la luce. E le ombre perdono i valori. Signorina Fedora, che abbiamo di nuovo stamattina? Che dipingete? Ciclamini giganti, natura morta. Come mi piacerebbe dipingere? Sì, la pittura ha dato delle grandi soddisfazioni. Ah, il maestro di disegno, quando si è svegliato stamattina, ha domandato che si mangia. Io gli ho detto che è pasta e cucuzza. Pasta e zucca. Ma ha fatto la faccia amara. Sicuro? Ma ci prepariamo il timbal. Invece di mettersi a posto con le metà. Certamente, cara signorina, non ci illudiamo. Qua nessuno è milionario. Se affittiamo quella camera è per bisogno. Ma è logico. A ognuno fa piacere avere quel certo aiuto alla fine del mese. E come no? Quello invece si è messo in quella camera, la mangia, la dorme, non si può vedere una lì. Avete capito che piace? È Gennarino che non tiene il coraggio di mandarlo via. Dice che lo fa bene. Gennarino è un'anima sensibile, non farebbe torto a un intellettuale. Qua sono tutti intellettuali, ehi, lava. E lavo pure io, vado a fare il bucato. Fate il bucato? Scherzo, qualche camicina mia, qualche fazzoletto. Venite, venite. Ecco fatto. Ecco, piano piano. Amica, venite. Vengo, vengo. Ecco. Madonna, il caldo di oggi è asfissiante. No, disponete bene le sedie, così fisseremo i posti definitivi e avremo la visione esatta di come sarà il tavolo stasera. Bisogna rispettare l'etichetta, poi ho già fatto il disegno. Ma che dici? L'etichetta? Ma non complichiamo le cose. Noi sei persone siamo, tre da una parte e tre dall'altra. Sì, dall'altra. Sì, esattamente. Sistemiamo le sedie. Sì. Il tavolo è al centro. Sì, va bene. Sistemiamoci bene. Allargate le sedie. Sì. Io, l'ingegnere. E io... Ecco, io qua. No, voi dovete stare a contatto con l'ingegnere. Quello è il posto di vostra moglie, se vogliamo rispettare l'etichetta. Già, allora rovesciamo la posizione. Capito, capito. Facciamo così allora. Io qua, l'ingegnere, Concetta e i maschi di fronte. E con lo sviluppo? Don Gennaro, il bucato. Ho lavorato pure io stamattina, a camicina mia. Ah, camicino, quello è un fazzoletto. Guarda la mutandina, ce n'ha. La mutandina. Guarda là, è niente proprio. Bello, io ne tengo certe pure più piccole. Che sono francobolli. Gennaro, tua moglie è diventata insopportabile. Un poco di comprensione, dall'una e dall'altra parte. Lo faccio per te. Va bene.